La città dell'Aquila è stata protagonista di un fine settimana all'insegna della salute visiva, grazie all'iniziativa organizzata da Geniti Ottici in occasione del suo 60° anniversario. Oltre 500 visite gratuite sono state effettuate in Piazza Duomo, grazie alla collaborazione tra la Clinica Oculistica dell'Aquila, la Banca degli Occhi dell'Ospedale San Salvatore e la Onlus Una Vista da Aquilotto. Un successo che ha superato le aspettative, dimostrando l'importanza della prevenzione oculare e l'alto livello di partecipazione della cittadinanza. Il successo di questa 2 giorni è solo l'inizio di un percorso più ampio. Le istituzioni coinvolte hanno annunciato nuovi progetti per il futuro, tra cui screening dedicati al glaucoma e alle maculopatie e un programma di visite oculistiche nelle scuole. Il dottor Germano Geniti ha sottolineato l'importanza di promuovere la cultura della salute visiva. Possiamo dire che Ottica Geniti ha aperto gli occhi agli aquilani? Buongiorno, ma sì, diciamo che siamo stati il primo punto vendita, il primo centro ottico insieme all'Istituto Ottico Carli ad aprire, è stato mio padre che è il fondatore dell'azienda, noi non eravamo nemmeno nati nel 64 e poi da allora c'è stato un percorso di crescita e abbiamo sviluppato un'azienda, ora abbiamo 6 punti vendita, 15 collaboratori, una sede amministrativa a Pescara e poi ho fatto anche il percorso di oftalmologia e quindi quindi lavoro anche in ospedale. Com'è cambiata l'attività in questi 60 anni? Beh, l'attività è cambiata tantissimo. Prima l'occhiale era quasi una protesi, no? Ci si vergognava anche a indossarlo. Mi ricordo anche io quando avevamo 10-15 anni, l'occhiale non era visto come un ausilio di moda. Oggi, grazie alle aziende, grazie agli stilisti, l'occhiale è diventato un accessorio di moda e poi c'è una tecnologia incredibile sull'oftalmia, quindi anche sulle lenti a contatto, quindi con lenti che riescono a darci delle soluzioni innovative, pensiamo alle multifocali che ci permettono di vedere a tutte le distanze, lontano, vicino, alle lenti MyoSmart che bloccano o rallentano molto la progressione miopica. Per quanto riguarda i numeri relativi alle lenti a contatto o agli occhiali, c'è una prevalenza degli occhiali o delle lenti a contatto? Ma sicuramente c'è una prevalenza degli occhiali, c'è un fenomeno in cui purtroppo oggi utilizzando i sistemi visivi digitali, quindi telefonini, iPhone, iPad, computer sin dai primi anni di vita, tutto questo sta creando un aumento della miopia, sviluppando un aumento della miopia a livello mondiale. Per quanto riguarda gli screening gratuiti, qual è lo scopo e soprattutto quali sono le motivazioni? Ma intanto vabbè, era un modo per festeggiare i 60 anni di attività, quindi dando qualcosa anche alla popolazione. Questi screening vengono effettuati da ortottisti e da medici oculisti perché normalmente nascono in collaborazione con la classe medica oculistica, quindi con la clinica oculistica, con una vista per l'aquilotto e con la banca degli occhi, che sono le 3 realtà qui all'Aquila, perché il messaggio è che è fondamentale fare delle visite oculistiche anche di prevenzione, perché molte volte si pensa che se si vede bene l'occhio sta bene, invece potremmo avere un glaucoma, una pressione alta all'occhio, potremmo avere anche alterazioni retiniche gravi, periferiche, che quindi non incidono sulla guida visiva. Però appunto la prevenzione, come si fa, si fanno le analisi del sangue, un'ecografia addominale, va fatta anche una visita oculistica. Poi dopo verrà l'occhiale, accessorio di moda, accessorio tecnologico e quant'altro, insomma. Per quanto riguarda gli screening, che tipi di screening vengono effettuati e soprattutto a chi sono rivolti?
Oggi stiamo facendo degli screening sia alla popolazione adulta sia ai bambini. I bambini per valutare se hanno ambliopie, se hanno difetti visivi. Nella popolazione adulta valutiamo la pressione dell'occhio, perché misuriamo la pressione con il tonometro a soffio, quindi semplicemente con un soffio, e poi valutiamo se ci sono alterazioni, cataratte o problematiche retiniche, che poi normalmente nel momento in cui ci sono vanno approfondite con una visita dilatando la pupilla, perché è fondamentale anche l'esame in midriasi, che qui naturalmente in un ambiente cittadino, in un ambiente ospedaliero, in uno studio medico non possiamo fare, perché bisognerebbe utilizzare dei farmaci che insomma non possiamo permetterci di utilizzare in Piazza Duomo. Qual è l'importanza della prevenzione oculare soprattutto nei bambini? È fondamentale per evitare l'ambliopia, perché se l'occhio non si sviluppa entro 6 anni, a livello visivo intendo dire, si rischia che poi rimane con un ipovisus per tutta la vita. Per quanto riguarda giornate come questa, quanto sono importanti per sensibilizzare l'opinione pubblica? Ma devo dire che è importante, noi stiamo facendolo sia informando a livello social, a livello comunicativo, e quindi vedo che c'è un'affluenza, abbiamo qui la fila, quindi diciamo che è un qualcosa che secondo me è gradito, perché ripeto, si fa uno screening gratuito alla popolazione, inoltre diamo anche degli omaggi sugli antiriflessi e su altri gadget, quindi diciamo, spero che stiamo fornendo un servizio alla popolazione utile e piacevole. Messaggio chiaro: la prevenzione è fondamentale per la salute degli occhi e la diagnosi precoce può fare la differenza. L'iniziativa di Geniti Ottici è un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare a risultati significativi. In buona sostanza, la 2 giorni di prevenzione visiva all'Aquila è stato un grande successo, un'occasione importante per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della cura della vista e per promuovere uno stile di vita sano.